Benvenuti all'appuntamento di oggi con Arte del Risveglio, il Cristo velato. Siamo arrivati al punto di osservare questa incredibile scultura che lascia letteralmente senza fiato. È qualcosa che fa venire i brividi, è qualcosa che ci fa sentire connessi all'assoluto. E qui l'arte tocca qualcosa di eccezionalmente incredibile, perché uno scultore relativamente sconosciuto, Giuseppe San Martino, riesce a realizzare quest'opera che eguaglia forse la Pietà, quel Cristo della Pietà di Michelangelo. E gli mette un velo, e il velo è il mistero per eccellenza, è qualcosa che da svelare. Chi era il committente di questa incredibile scultura? Era il famoso nobile principe Raimondo di Sangro, principe di San Severo. Ci troviamo a Napoli e Napoli diventa famosa anche per questa perla, per questo scrigno di tesori che è la Cappella San Severo, oggi sconsacrata, ma che contiene questa arte sacra. Perché sconsacrata? E perché questi tesori misteriosi continuano a evocare qualcosa che proviene dal profondo? Perché questo Cristo velato, adagiato su questi marmi, su questi materassi che lo avvolgono, lo accolgono, ne fanno sentire il peso e la leggerezza, e questo velo che sembra più uno spirito che si sta per levare da questo corpo inerte, inerme, abbandonato, è qualcosa di meraviglioso che andrebbe contemplato in ogni particolare, in ogni dettaglio. E qui i misteri sono tanti. Quest'opera, questo prodigio della scultura rappresenta il mistero per eccellenza. E così come la pudicizia velata è una realtà, anzi, una verità celata, una verità velata, anche questo Cristo cela una verità. Quale? Intanto è Cristo, perché il famoso principe Raimondo di Sangro era un alchimista, era un massone dichiarato. Era un gran maestro della massoneria, un personaggio sopra le righe, di alto lignaggio, nobile, di grande discendenza, di sangue nobile. Raimondo di Sangro, lo dice anche il nome, di sangue nobile. E il sangue per lui è importante. Ricordiamo che sotto alla Cappella San Severo esistono quelle macchine anatomiche che parlano proprio il linguaggio del sangue, delle vene. Di questi percorsi, di questo prodigio, anche questo dell'alchimia forse, o della magia, non si sa. Questo Raimondo di Sangro era un personaggio più misterioso ancora di questo Cristo velato. Ma Giuseppe San Martino, questo scultore, realizza la statua quando aveva 33 anni. 33 anni, 33 è un numero sacro perché è l'anno della morte di Cristo, ma è un caso forse. Ma il 33 è anche uno dei numeri più importanti per la massoneria, un grado massonico. Ma il 33 contiene anche il 3 due volte, parla il linguaggio del rebis, dei gemelli. Viene realizzato in 3 mesi questo Cristo, un tempo record per realizzare qualcosa di questo genere. I misteri sono tanti, è un linguaggio numerico cabalistico, perché il velo è qualcosa che cela la verità, che impedisce all'uomo di scorgere l'assoluto, se non a pochi fortunati, per pochi tratti. Quindi questo velo, questo mistero, questo manto rappresenta un grande enigma che andremo a sciogliere insieme, come quando andremo a osservare questa corona di spine che è un intreccio, che è una catena, è qualcosa che ricorda il serpente e l'infinito. È qualcosa che richiama la catena, la confraternita a cui il principe faceva parte, principe massone. È un linguaggio oscuro e ermetico che parla di ermete, perché poi il 3 torna anche nel mistero doloroso del rosario, che parla proprio della corona di spine. E nel Rosarium Philosophorum c'è il triplice, il rebis che risorge nel manto. C'è tutto un mistero cabalistico.
che riprenderemo in un'altra puntata di Arte del Risveglio. Andiamo avanti.